Finestre e clip. La grandezza del minimalismo. Più luce alla tua casa con le finestre e clip. E clip, finestre ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche. Chiedi Eclip al tuo serramentista di fiducia o visita eclip.it. Finestre Eclip, la grandezza del minimalismo. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Ogni anno circa 180.000 persone decidono di destinare il 5 per 1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Non lasciare che questa malattia spezzi i sogni di tante persone. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. I fondi ottenuti sono impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Bentrovati amici, l'appuntamento con l'informazione di Telibrea sul canale 89. Non possiamo fare a meno di aprire parlando del tempo, lo stanno facendo in tutti i telegiornali nazionali, addirittura al nord stanno andando di nuovo sui campi da sci perché il calo delle temperature è marcatissimo, cioè siamo a 15-18 gradi addirittura da qualche giorno fa a oggi, e anche da noi, anche se non è così esagerato, ma fa freddo. Devo dirvi che anche noi siamo tornati a metterci il cappottuzzo, quando 7-8 giorni fa qualcuno era già al mare e facevano vedere la playa di Catania, Mondello, con tutta la gente in acqua, e anche a Maria di Ragusa c'era qualcuno che rischiava i bagni, anche se devo dire, da giovane una volta era una nota di onore, di vigore, fare il bagno il 1° maggio, l'acqua generalmente era gelata. Però nonostante questo, i ponti di primavera sembrano essere molto apprezzati da un po' da tutta Italia, e quindi la gente viaggia. Ha fatto scalpore una fotografia apparsa su un giornale in cui si vedeva Ibla completamente deserta. Parliamo di 2 o 3 giorni fa. Allora, devo dire che effettivamente in questo periodo a Ibla non è che c'è tanto movimento, però è anche vero che se si capita in una serata di quelle come l'altro giorno che c'erano 7 gradi, tanta voglia di passeggiare non c'è. Ed ecco perché tutti gli operatori di Ibla stanno cercando il modo, il metodo per far scendere le persone almeno da Ragusa Superiore a Ibla, in modo che ci sia movimento nei ristoranti, nei bar, passeggiando, nei negozietti. Non ci sono i posteggi, voi sapete che siamo sempre allo stesso problema, quindi far vedere Ibla completamente deserta alla fine non serve molto, non è proprio, perché la colpa non è di questi giorni, abbiamo sbagliato a fare chissà che, la colpa è generale. Mancano certamente i posteggi e il maltempo sta dicendo la sua. Ma speriamo
che nei prossimi giorni si migliori da questo punto di vista. Entriamo nel vivo del nostro telegiornale. Prima di tutto, un'immagine che parla di quello che è accaduto a pochi chilometri dalla nostra costa, e siamo praticamente a Capopassero. La notizia fa un po' scalpore: si sono scontrate due navi. Fortunatamente non è stata una cosa grave, è stata, come posso dire, si strisciarro, e si vede qua dove si sono sbattute. Poi, considerando che si tratta di queste gigantesche portacontainers, non sembra ci siano preoccupazioni per quanto riguarda lo sversamento di liquidi tipo petrolio o cose del genere, quindi lo possiamo soltanto dire, c'è stato questo piccolo incidente, non sembra sia stata una cosa grave. Passiamo a una quindicina di chilometri più a sud e andiamo praticamente a Pozzallo, dove in questi giorni ci sono delle famiglie, 48 per essere esatti, 48 nuclei familiari che stanno vivendo degli attimi drammatici. Questo è uno di questi palazzi che da qualche tempo sono diventati famosissimi, perché è stata fatta un'ordinanza di sgombero per tutti gli abitanti, poiché queste case sembrano in cattivissime condizioni, addirittura a rischio crollo, cemento depauperato, anzi cemento che dicono che non fosse tanto buono, e quindi la gente che abita lì dentro dice: ma noi ora come ce la dobbiamo cavare? La questione è scoppiata proprio un paio di giorni fa e sabato mattina è stata affrontata in prefettura, perché il prefetto ha voluto subito convocare d'urgenza le forze dell'ordine, i sindaci, i deputati, per cercare di capire come si può intervenire, anche perché, come vedete, insomma, non è che è facile, chiudi la porta e te ne vai. Ma dove te ne vai? Qualcuno dice addirittura: noi resteremo qui, non ce ne andremo, con grave pericolo per la incolumità, perché dice, se Dio non vuole succede qualche cosa, di chi è la responsabilità? Delle case popolari? Ma no, no, non credo, queste sono cose che risalgono non so a quanti anni fa. Allora andiamo per ordine e parliamo del prefetto, che sabato mattina ha fatto questa riunione, della quale, no, lui ci spiega la motivazione. Vediamo. La prefettura è stata investita solo da pochi giorni di questa situazione di criticità da parte degli ACP. Invitato gli organi tecnici statali e regionali a fare un sopralluogo prima di una riunione sul da farsi e sulle misure da intraprendere. L'esito del sopralluogo tecnico non ha fatto altro che confermare una situazione che risale nel tempo agli anni 2010, proseguita nel 2014 e 2017, e che di recente, col passare del tempo, si è aggravata tanto da non rendere possibile neanche opere né di consolidamento né di ristrutturazione. Pertanto oggi i locali sono a rischio pubblica e privata incolumità, sono tre lotti, 12, 13 e 14, delle palazzine di Piazzale Italia degli ACP, di proprietà degli ACP nel territorio del comune di Pozzallo. La misura che è stata presa in via immediata è stata quella di far adottare al sindaco un'ordinanza di sgombero con efficacia immediata, cercando una sistemazione alloggiativa alternativa ai residenti aventi diritto, perché è logico che per gli abusivi dovranno abbandonare i locali, ma nulla sarà previsto come ristoro economico.
Il sindaco, al di là che ha un bilancio di deficit strutturale, per cui non riesce a far fronte neanche in prima istanza, seppur non ha alcuna competenza in merito, essendo gli immobili degli ACP per la sistemazione alloggiativa di cui ho detto, abbiamo interessato anche gli ACP, devo dire, sollecitamente hanno interessato l'assessorato alle infrastrutture per trovare quelle risorse che peraltro erano state già nel 2017 finanziate con un budget iniziale di 3 milioni e mezzo e con una successiva integrazione da parte degli ACP di un altro 1,5 milioni. Pertanto la riunione di oggi intende porre all'attenzione degli organi regionali competenti la necessità che le operazioni che noi andremo ad eseguire con il sindaco siano supportate sotto il profilo delle risorse economiche indispensabili per garantire in via immediata il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità fisica dei residenti che stanno in quei lotti. Ecco, avete sentito il prefetto, dice: noi siamo stati investiti da poco su questa problematica e ci siamo subito adoperati, anche perché la cosa ha fatto scalpore, se ne è parlato su Rai 1, insomma, quando si pensa a 48 famiglie che devono andare via da casa, certo il problema mica è cosa da nulla. Da questa riunione di sabato poi è scaturito, come giusto che fosse, un incontro a casa dello IACP, insomma a casa dei padroni di casa. In gran parte quelle case sono dello IACP. E stamattina c'è stato questo incontro, devo dire, anche in alcuni momenti un po' caldi, perché giustamente ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma dal punto di vista politico, ma il sindaco di Pozzallo ha tenuto a precisare che ha una grande responsabilità, che ha tutte queste famiglie che sono a rischio, che non se ne vogliono andare. Questa sera, mentre noi trasmettiamo, sono lì in piazza a far sentire la loro voce, ma chiaramente spiegazioni o soluzioni al momento non se ne possono dare. Il futuro dice di buttare a terra queste case e rifarle, ma certo non ci vorranno pochi minuti, quindi è tutto un problema che deve essere affrontato. E quindi noi eravamo lì, abbiamo sentito il sindaco a Matuna e poi anche un rappresentante della maggioranza, in questo caso l'onorevole Abbate, che ha telefonato al presidente della regione, lui c'è il numero e ci telefona, e abbiamo sentito anche Di Pasquale, che in un certo momento, lo vedete in questo caso, si era anche un po' inalberato, perché dice: non è che potete, che ti posso dire, prenderci in giro, scusate il termine, è troppo forte, ma se siamo tutti qua, tutti dobbiamo sapere quello che si fa, non si può fare una cosa della maggioranza e poi chiamate a noi quando ci sono i problemi. Di conseguenza la giornata è stata anche abbastanza calda. Alla fine è finita verso 1:30, questo il risultato. Sentiamo 3 interviste. Il senso di questo incontro era quello di non lasciare solo il sindaco, perché vive uno stato di emergenza. Qua non parliamo di urgenze, le urgenze possono essere procrastinabili, l'emergenza non è procrastinabile. Io ho emesso un'ordinanza su indicazione del Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che voglio ringraziare ancora una volta per il suo impegno, per cercare, ecco, di aiutare il sindaco. E secondo me si può aiutare in due modi il sindaco. Questo non è il momento degli impegni, quando saranno costruite i nuovi alloggi, non è questo la sede. La sede è quella di aiutare il sindaco in questo stato di emergenza, che si può aiutare in due modi. Primo, con un'ordinanza di protezione civile, per coinvolgere i comuni della cintura di Pozzallo, perché avendo Pozzallo soltanto un territorio che si identifica col perimetro urbano,
I villaggi attorno a Pozzallo appartengono ad altri comuni, quindi il sindaco di Pozzallo non può intervenire così alla requisizione di appartamenti in questi villaggi turistici, e quindi occorre, e questa è competenza di altri sindaci, ma con un'ordinanza di protezione civile regionale questo tipo di ostacolo può essere superato. E poi quello di un contributo economico, che noi dobbiamo incentivare queste famiglie ad uscire, a cercarsi una casa, un appartamento. Il comune farà la sua parte, pur avendo difficoltà economiche, come tutte le difficoltà economiche hanno i comuni, e però soprattutto che la parte principale la deve fare la regione, così come accade in tutte le parti d'Italia. A tutt'oggi purtroppo noi non abbiamo nessuna data di incontro con il presidente Schifani, con il responsabile della protezione civile. C'è stato questo impegno che nel giro di qualche giorno dovrebbe esserci qualche incontro, speriamo che ci sia, se no l'unica arma che resta zitto è quella di andare a Palermo, piazzarsi davanti alla stanza, se lo fanno entrare, del Presidente della Regione, ecco, per risolvere una situazione che è veramente drammatica. Sindaco, a quelli che hanno scritto non usciamo, restiamo qui, cosa dici? Io non ci voglio pensare, io nella giornata di oggi alle 17.30 andrò da loro a parlargli, e io ecco, non metterei troppa acqua, troppo fuoco, insomma. Io in questo momento penserei a come risolvere questo stato di emergenza. Se poi c'è gente che non vuole uscire, ma lei se l'immagina cosa vuol dire? Se l'immagina cosa vuol dire avere un'ordinanza e dire entro 10 giorni io vado via? Ma vedi, il popolo di Pozzallo ha dimostrato una grandissima civiltà. Io mi sarei aspettato di peggio, io ero terrorizzato, perché appunto nessuno di noi può sapere che cosa scatta nella nostra mente quando abbiamo una notifica di quel tipo. E quindi ecco, la grande civiltà del popolo pozzallese, però non si può approfittare di questa bontà, di questa civiltà, perché poi la rabbia esplode all'improvviso. Sì, ma io in maniera particolare sono dispiaciuto, perché nel 2017, dopo un sopralluogo, in tempi brevissimi fece finanziare per 3 milioni e mezzo di euro e più, con l'impegno che l'istituto doveva mettere 1,5 milioni di euro, cosa che poi fu fatto per 5 milioni di euro gli interventi. Purtroppo poi questo percorso non andò in porto e il finanziamento si perse. E quindi 5 milioni di euro che devono essere utilizzati prima per sfollare gli alloggi e poi per riqualificarlo, abbiamo perso queste risorse, si sono perse queste risorse, nel frattempo poi noi abbiamo perso le elezioni, perché era il 2017 a cavallo tra le due legislature. Ora bisogna intervenire, ora siamo, quindi ripartiamo di nuovo a punto zero, bisogna recuperare di nuovo questo finanziamento, da 5 milioni sono diventati 8, ma la cosa che bisogna fare subito è trovare le risorse per l'immediato, e quindi il Presidente della Regione, che è capo anche della Protezione Civile, deve prendere le risorse, darle al Comune, in modo che il Comune può mettere in condizione queste famiglie intanto di togliersi dal pericolo. Questa è la cosa principale e fondamentale. Nel frattempo poi pensare a riqualificare. Purtroppo abbiamo perso quasi 5 anni, anzi oltre 5 anni di tempo, perché questa cosa poteva essere fatta prima. Allora, si è condiviso un percorso per quanto riguarda sostenere l'attività che il Comune di Pozzallo deve mettere in campo per quanto riguarda queste famiglie che si trovano ormai da anni in una situazione di precarietà, di staticità dei propri immobili. Abbiamo concordato anche col Presidente di poter fare due percorsi, un percorso che riguarda l'interessamento del Dipartimento di Protezione Civile e dell'altro invece di l'assessorato degli enti locali, proprio per fare un trasferimento ad hoc al Comune, in modo che il Comune possa avere delle risorse vincolate che possono essere gestite direttamente dall'amministrazione per sostenere le esigenze di queste famiglie. Quindi già si sta preparando un emendamento che sarà sicuramente approvato in aula o giorno 7 o giorno 8 maggio, perché abbiamo una piccola variazione di bilancio per quanto riguarda il sostegno al mondo agricolo per la crisi agricola, e quindi inserirla in quel provvedimento, la possibilità così di mettere a disposizione del Comune delle risorse
risorse ad hoc per quanto riguarda la gestione di questa emergenza, fermo restando che poi c'è tutta l'altra parte, quella strutturale, che si seguirà l'assessorato alle infrastrutture. Quindi in questo momento è questo il percorso che si porta avanti, dopodiché il Presidente ha preso l'impegno di incontrare anche il sindaco per poter condividere con lui anche quelle che sono le iniziative e quella che è la programmazione che il governo ha voluto fare e portare avanti in questo percorso. Pietro, Giorgio, la merenda! C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che, col suo carattere un po' piccante, piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti. Ecco, le soluzioni. Il sindaco dice ci vuole la protezione civile perché è un problema che riguarda 50 famiglie, che se ci mettiamo 5 persone su 250 persone, forse anche di più, quindi non è che è una cosetta che si può intervenire così, bisogna aiutare perché chi è costretto ad andare a affittare, se trova dove un'altra collocazione, dovrà pagare, quindi bisognerà aiutarli. L'onorevole Abate ha detto cerchiamo di fare qualcosa, ne ho parlato col Presidente, l'onorevole Di Pasquale dice ci avevamo pensato 8 anni fa, poi non sarebbe fatto niente, se l'avessimo fatto 8 anni fa saremmo già a problema risolto. Ma è anche vero che questo discorso parte dal 2008, quindi già sono 16 anni, e porca miseria 16 anni... Qualcuno dice però qua è speciosa, è strumentalizzata la cosa, esagerati. Io dico ma un'analisi precisa, non c'è un organismo chiamato dalla prefettura che fa le indagini sul cemento, se è vero che è un cemento scarso e ci dice la questione stabile, com'è la stabilità di queste case? Vabbè. Purtroppo è politica. Allora, la politica fra un mese si vota, fra un mese qualche cosa si vota per le europee. Voi avete sentito la gran confusione che c'è in giro, chi sono i candidati. Allora io sono d'accordo con quello che ha detto Conte, che però io mai sono d'accordo con quello del 5 Stelle. Però quando Conte dice non è bello, fare il capolista, un leader fa il capolista e noi sappiamo perfettamente che non andrà a Bruxelles, è un po' prendere in giro gli elettori, cioè fare lo specchietto per le allodole. Era il caso della Schlein, a quanto pare però la Schlein ha deciso, così dicono, di non presentarsi e quindi di andare avanti. Intanto la Basilicata è andata al centrodestra, quindi un'altra vittoria del centrodestra che sta a dimostrare che se il centrosinistra non si sveglia fra un po' gli resterà un bel pugno di mosche
in mano. Ma inizia questa campagna elettorale. Oggi, sabato sera, è venuto a Ragusa Ismaele La Vardera, che è il candidato di Sud Chiama Nord. Ora voi sapete che per essere candidati bisogna essere candidati in mega collegi, che sono Sud Italia e isole, quindi una situazione abbastanza difficile da controllare politicamente. Quindi bisogna essere conosciuti, bisogna essere nomi che riescono a attrarre non solo il proprio partito, ma insomma è veramente difficile. C'è stato questo incontro, La Vardera è stato a Ragusa con l'amico Saverio Buscemi, che lo ha presentato e ne ha parlato. Ci sono stati due appuntamenti, anche uno con i bikers, con quelli delle moto, insomma davvero una cosa interessante. Ma La Vardera parla di problemi che sono quelli nostri, dalle liste d'attesa, e se la piglia con i palazzinari che stanno alla regione. Sentiamolo. Ismaele La Vardera in giro per la Sicilia con il suo tour per fare rumore in Europa, l'obiettivo è quello, in giro con un'auto elettrica, lo scopo, l'avevo detto prima di iniziare l'intervista, dimostrare che non si può fare alla fine. No, la Sicilia non è assolutamente pronta al green, così richiama l'Europa che dovremmo risparmiare, dovremmo rivedere le nostre abitudini, non esistono praticamente le colonnine elettriche veloci, perché non è tanto le colonnine elettriche normali dove ci vogliono 6 ore per caricarle, e strade non ci sono, a parte le strade, ma non ci sono manco le colonnine elettriche, quindi è ovviamente una provocazione la mia per dimostrare che effettivamente per parlare di green ed Europa lo dovremmo fare, consapevoli del fatto che ci devono mettere nelle condizioni di poterlo fare. Questo tour in giro per la Sicilia parte dal lavoro che ho svolto fino adesso al Parlamento siciliano ed è un racconto di questo primo anno e mezzo di opposizione nuda e cruda al governo Schifani per cercare di portare in Europa un'Europa diversa, un'Europa che in questo momento a noi non piace. Ma c'è tanto bisogno di questo scruscio, di questo rumore? Il tema è quello, io ho applicato le regole della comunicazione della mia vita precedente alle regole della politica, spesso e volentieri mi sono accorto che per smuovere le cose bisogna fare scruscio, bisogna cominciare a raccontarle amplificandole attraverso anche i canali che ho a disposizione, e le cose si muovono. Vedi ieri ad esempio una mamma che non era ricevuta dal presidente Schifani perché fondamentalmente ha deciso di non riceverla nonostante la sua figlia stesse molto male, sono andato a fare una diretta sotto il palazzo di Schifani, un blitz, non ci ha ricevuto, dopo 2 giorni è finito su tutti i giornali, è stato costretto a ricevere quella mamma. Ecco, questo è il nostro modo di fare politica, una politica in questo momento all'opposizione, perché i siciliani hanno fatto vincere Schifani, ma sono convinto che se si tornasse a votare oggi le cose potrebbero seriamente cambiare. L'altro ieri il presidente Calvagno ti ha anche rimproverato un po' su questo durante i lavori d'aula. Ma perché hanno paura di essere, scusa il termine, sputtanati? Il tema è quello, se io parlo delle cose che parlo e faccio centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social, qual è il problema? Anzi, raccontare le cose che non funzionano e portare quel palazzo e essere conosciuto fuori, non credo che sia una deminuzio, è anche un'opportunità per i cittadini. Quello che conta poi sono i risultati, noi li abbiamo portati a casa. Volendo fare un rapidissimo bilancio di questo anno e mezzo di attività, che idea ti sei fatto? Un anno e mezzo di un governo assente, che non c'è per i grandi dossier della nostra terra, prima di tutti quello della sanità. Il presidente Schifani si è inserito promettendo la riduzione delle cosiddette liste, non è così. Per farti una normale visita in qualsiasi ospedale oggi passano dai 7 ai 12 mesi. Aveva promesso una riforma sulle province, la sua stessa maggioranza gliela bocciata. Un governo che non c'è di fatto, che sta a Roma, Schifani è il palazzinaro romano, che viene in aula quando decide lui, quelle 2 volte l'anno, e qui quasi ci fa la cortesia di essere presidente dei siciliani. Io credo che la Sicilia abbia bisogno di qualcosa di diverso e noi stiamo provando, candidandoci per un'Europa diversa, a fare scruscio per libertà. Ecco, quindi avete sentito i problemi nostri, le liste di attesa, ma questo è un problema che è stato affrontato anche da altre organizzazioni, come per esempio Italia Viva, sul problema dell'autonomia differenziata che andrà in Parlamento, mi pare, il 29 o il 30. Insomma, ci sono dei problemi che riguardano noi e le elezioni europee sono anche un motivo per parlare. In bocca al lupo. Io a Pozzallo ieri ho visto un comizio di Nichi Vendola, è un personaggio a livello nazionale, lui è stato presidente della Regione Puglia, e vi devo dire, noi non siamo pugliesi,
ma parlando con gli amici della Puglia mi hanno detto che con Nichi Vendola tutto, da bar e cose, è cambiato tutto, quindi è stato un ottimo presidente. Quello che sembra interessante, questo coraggio di usare più Europa, che tutti usano questo discorso della pace. E certo, in un momento come questo, la pace è un argomento serio. Allora, sentiamo cosa dice Nichi Vendola dal vivo, due minuti, non di più. Vediamo. Ribelliamoci, per me, guardate, prima della distinzione tra destra e sinistra ce n'è una più importante, ed è la distinzione tra chi milita dalla parte della pace e chi invece è subalterno alla cultura della guerra. E la cultura della guerra è anche quella generale della guerra contro le persone, che vengono percepite come merce. Le persone nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, merce tra le merci, bulloni in un ingranaggio infernale, come in quel film splendido di Charlie Chaplin, come in Tempi moderni, no? Ve lo ricordate? Con l'operaio che viene stritolato dentro l'ingranaggio della catena di montaggio. E questo è inaccettabile. La precarietà è una forma di guerra contro la vita, contro le prerogative della vita. Ma è la guerra, quella del genere maschile contro il genere femminile, la guerra degli uomini contro la libertà delle donne. Il femminicidio è il vero crimine universale che in tutto il mondo dimostra la incapacità del mondo maschile di fare i conti con l'eredità del patriarcato, di liberarsi di questa eredità immonda, di riconoscere nel rapporto con le donne la parità, la diversità e la parità, e di vivere la relazione come un gioco d'amore e non come un gioco al massacro. La guerra nei confronti del creato, nei confronti della biodiversità, nei confronti dell'ambiente naturale, la guerra nei confronti della bellezza, la guerra nei confronti dei bambini, perché vedete, quando le scuole vengono, vivono in condizioni fatiscenti. Ecco, chiudiamo questa pagina politica, ancora le elezioni saranno a giugno, sono già state fissate, ci sono gli uffici elettorali, chi vuole può andare ai comuni a chiedere informazioni, poi parleremo più profondamente, in modo più approfondito della politica. Invece parliamo di economia, che poi fa sempre bene, economia dei nostri territori. Un argomento sono le ZES, le zone economiche speciali. Attenzione, dobbiamo sapere che la Sicilia è divisa in due grandi zone economiche, una occidentale e una orientale. Venerdì sera alla sede del Caffè Moac nella zona industriale di Modica c'è stato, che poi è a Pozzallo, la cosa bella è che è di Modica, meo Pozzallo. C'è stato questo incontro fortemente voluto da Ignazio Abate, che ha invitato l'assessore Tamaio, proprio per affrontare questo argomento, perché le ZES sono un po' come l'Araba Fenice, tutti sanno che c'è, che dovrebbe esserci, che ci dovrebbero essere, ma poi non si sa bene, sentirete ora le interviste, abbiamo voluto fare questo incontro, ma di pratico. E tra l'altro guardate che era strapieno, c'era gente addirittura nelle altre stanze con i videoproiettori, perché chiaramente quando Ignazio chiama la gente si arricoglie, però il tema era molto interessante e quindi l'argomento è stato affrontato, ma senza avere dei risultati precisi, come sempre accade. Dovremmo chiederlo nei prossimi giorni per sapere che cosa è stato poi deciso dopo questa assemblea interessante. Allora, sentiamo prima Pippo Santogono della CNA e il sindaco di Modica. Sentiamo.
Sindaco, si parla di ZES unico, un'importante opportunità per le aziende del territorio. Sì, ZES unica, unica opportunità che abbiamo qui nel territorio, in questo incontro, di poter dialogare, confrontarsi con chi legifera al riguardo e chi può dare delle risposte al mondo dell'imprenditoria. Qui, proprio nella zona industriale di Modica, tanti gli imprenditori, perché è giusto che vengano guidati correttamente in questo percorso di opportunità che portano ad agevolazioni, a defiscalizzazioni e quindi a fare impresa a passo con quello che è la richiesta ormai del mercato europeo. C'è molta presenza che è proporzionale al non conoscenza di quali sono le normative che regolano appunto le agevolazioni di una zona economica speciale. Quindi siamo qui per apprendere sia gli imprenditori ma anche gli amministratori. E dunque, come CNA abbiamo fortemente voluto questo incontro, ringraziamo il sindaco che si è reso subito disponibile, così come ringraziamo anche l'onorevole Ignazio Abate per la parte organizzativa. È un tema molto sentito, la presenza oggi in sala lo dimostrano. Quando parliamo di ZES parliamo di opportunità per le imprese di poter crescere, di poter essere competitive. Grazie a che cosa? Grazie a quelli che sono degli incentivi attraverso decreti dell'imposta che lo Stato mette a disposizione e attraverso una sburocratizzazione di tutte quelle che sono i percorsi autorizzativi. Quindi c'è una velocizzazione delle risorse importanti, sino al 60% per le piccole imprese, il 50% per le medie imprese, il 40% per le grandi imprese. Quindi noi abbiamo necessità di poter mettere in campo quelle che sono le migliori tecniche, le migliori imprese per fare in modo che il Sud, perché questo è l'incentivo, il progetto del governo nazionale dal 2017, è quello di mettere in campo le migliori tecniche e le migliori imprese per far sì che il divario che esiste fra Sud e Nord possa essere, non dico colmato, ma quantomeno ridotto. Abbiamo fatto un gran lavoro con le ZES, una volta che mi sono insediato in assessorato. Avevamo già trattato alcune argomentazioni per riperimetrare le aree, abbiamo concesso autorizzazioni rapide, addirittura in 28 giorni, addirittura stiamo svolgendo un buon lavoro con Amente e Di Graziano, con i due commissari. Abbiamo poi ricevuto la notizia che il ministro Fitto volesse fare la ZES unica, siamo veramente contenti di questo. Bisogna però velocizzare, ci vuole un decreto attuativo che velocizza, che dia la possibilità di procedere alle aziende l'iter procedurale per sfruttare questa grande occasione per la Sicilia. La Sicilia può essere attrattiva dal punto di vista commerciale utilizzando la ZES, ma c'è bisogno però di avviare un percorso attraverso il decreto che virtuoso, che possa, come dire, dare la possibilità a tutte le aziende che oggi vogliono investire di fare in fretta e fare veloce. Ho avuto sempre paura di un accentramento esasperato e della mancanza di un ponte che potrebbe essere quello della regione tra gli imprenditori e lo Stato e il governo nazionale. Per cui mi auguro che nell'ambito di questo decreto ministeriale possa essere utilizzata, nel senso buono del termine, la Regione Sicilia per fare da ponte, per fare da animazione territoriale, per incontrare i sindaci, gli amministratori locali, i deputati. Qui c'ho il mio amico Ignazio Abate, di quei deputati che è molto attento al mondo produttivo, soprattutto di questo territorio. Per cui aspettiamo il decreto e poi verificheremo quale parte dovrà fare la Regione per fare da ponte e da intercessione nei confronti del Governo nazionale. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra.
Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it. Dona il tuo 5 per 1000 al centro Risvegli Ibleo Onlus. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un importante progetto per la nostra provincia. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai bisogni delle famiglie che vivono il problema di parenti in coma o in stato di minima coscienza. Scrivi nella tua dichiarazione il codice fiscale 92031160887. Insomma, avete sentito, hanno fatto tanto, però vedete, è come quello della IRSAP. Cioè, noi abbiamo delle straordinarie condizioni favolose. Quello che abbiamo fatto nella zona industriale di Ragusa, nella zona industriale di Modica, è bellissimo. Ci sono, come ha detto Abate, in questa provincia ci sono 4 delle 10 più grandi aziende della Sicilia. Qualcosa deve significare, Allora, queste teste sono importanti, cerchiamo di farle. Sentiremo l'assessore dopo. Ora, l'altro ieri siamo stati a vedere un convegno importante che riguarda i disturbi alimentari. Abbiamo fatto un'intervista con il professore Mendolicchio, però non la mandiamo in onda stasera, tanto il disturbo alimentare non scade, quindi... si tratta di una intervista che riguarda proprio la parte psicologica del disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Vedete, c'era tanta gente ed è interessante parlarne, ma lo faremo domani, oggi non possiamo farlo. Quello che invece facciamo ora, ci spostiamo a parlare della festa di San Giorgio, sia a Ragusa che a Modica. Domani mattina l'amico Gianni Giannone sarà sulla trasmissione Buon Mattino di Tele 2000, quella la televisione del Papa, che poi non è la mia, quella è di un altro Papa, per parlare delle tradizioni della festa di San Giorgio. Ora, San Giorgio è un santo molto amato in tutta Europa, poi nel mondo non vi so dire, ma io ho visto tantissime statue di San Giorgio, tante città in Spagna che hanno appunto San Giorgio come protettore. Allora, iniziamo dalla festa di San Giorgio di Ragusa. Noi stiamo preparando un programma televisivo che si chiama Aspettando San Giorgio, cioè un programma in cui faremo, come abbiamo fatto in altre occasioni, parleremo di quello che accade intorno a San Giorgio, la città di Ibla, come si prepara e quali sono i momenti per cui sarà interessante andare giù. Perché, come vi dicevo all'inizio, uno dei problemi principali oggi per quelli di Ibla è riuscire a far venire la gente giù. Perché se c'è freddo, se non c'è il posteggio, se abbiamo altre difficoltà, sapete cosa fanno gli altri? Se ne vanno in altre città, gli viene più facile a Scicli, gli viene più facile a Modica, arrivano là, comunque posteggiano, si fanno la passeggiata e questo chiaramente è un male. Invece, per quanto riguarda San Giorgio di Modica, la festa è domani, il 23 di aprile, è San Giorgio, ma anche da noi dovrebbe essere San Giorgio, ma come a Ragusa si farà il 25, 26, 27 di maggio, a Modica la tradizione dice che si fa la domenica dopo la festa, quindi domani è il 23 e si farà domenica prossima. Però già domani ci sono
dell'iniziativa. Allora chiudiamo il nostro indice con questa telefonata a padre Michele Fidone, che è il parroco del Duomo di San Giorgio, che ci spiega un po' quelle cose che accadranno, e poi la pagina sportiva con Gianni Papa. Grazie amici per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Sicuramente è motivo di gioia per tutti i modicani e non solo. E insieme vogliamo rivivere la gioia di ritrovarci insieme come città in questo meraviglioso Duomo, e soprattutto vogliamo puntare nel guardare il Santo Cavaliere, che ci insegna nella nostra vita quotidiana a lottare sempre. Così come Gesù Cristo ha lottato nel Getsemani, così anche San Giorgio, a imitazione di Cristo, lui lotta, perché noi credenti facciamo parte di questo esercito insieme con San Giorgio, e a lottare perché il bene possa prevalere. Siamo sempre dalla parte del bene. E per essere autentici credenti dobbiamo continuamente essere consapevoli che anche noi, con la forza di Cristo risorto, possiamo sconfiggere questo male. E la festa liturgica sarà proprio il 23 di questo mese, la settimana prossima, martedì, dove di mattina celebrerà la messa il parroco di San Pietro, e il pomeriggio ci sarà la messa con tutti i ragazzi della città, con il vescovo, e dopo ci sarà la processione che esce con il simulacro, quello piccolo, viene chiamata la festa di San Giorgio dei ragazzi. E poi avremo, durante la settimana, avremo le parrocchie di Monticalda che si alterneranno per le celebrazioni insieme con i loro ragazzi, e poi la festa sarà proprio domenica dopo il 23, il 28 aprile, dove oltre alle messe della mattina ci sarà la messa del pomeriggio, prima dell'uscita trionfale del Santo Cavaliere. Sicuramente non l'abbiamo inventata noi, non l'hanno inventata i ragazzi che attualmente portano San Giorgio, è una cosa che perlomeno si è fatta sempre. Attualmente abbiamo un'associazione che regge da 10 anni, quest'anno abbiamo celebrato il 10° anniversario dell'associazione Portatori San Giorgio, dove questa associazione è una grande risorsa per la parrocchia, per la città, per la festa di San Giorgio, ma anche dei limiti, perché poi per la festa sotto il santo si aggregano anche altri che non fanno parte dell'associazione, spesso non è facile gestire anche coloro che si mettono sotto il santo, ma i ragazzi veramente fanno molto, molto bene. E quindi c'è questo aspetto, diremmo anche folcloristico, del santo che naturalmente danza con la città. Ieri si è conclusa la stagione interna del Ragusa col successo in extremis al 50° del Ragusa sull'ultimo in classifica, la quale ha disputato una gara di tutto rispetto e veramente ha venduto cara la pelle. Prima di parlare della partita tra Ragusa e Genoese, ricordo che ieri c'è stato a vittoria Marchisio, ricorderete il giocatore della Juventus e della Nazionale, il quale ha concluso la carriera qualche anno fa, anche dopo un infortunio abbastanza serio. Vedete quale immagine, è stato ricevuto dal sindaco Iello e ha avuto in dono pubblicazione su Vittoria, eccetera, eccetera. È sempre un uomo che fa piacere rivedere, perché era uno di quei giocatori, al di là della squadra di appartenenza, sicuramente uno dei grossi nomi del calcio italiano. Torniamo a Ragusa. Una partita complicata, il Ragusa nel primo tempo l'ha presa probabilmente, diciamo, un pochino sotto gamba, difatti è andato sotto di un gol, poi a inizio di presa ha pareggiato con Tuccio, e poi lo stesso Tuccio al 50° circa ha segnato, poi si è fatto espellere. Mancava il panchino Gnoffo, che ha problemi personali, gli auguriamo di risolvere più presto, e c'era Puma, un successo che al di là di come sia venuto, delle difficoltà della partita che può non essere stata eccezionale, però ripeto, la squadra ha dimostrato, contro un avversario sicuramente molto più forte e più valido della sua classifica, la Genoese retrocessa da tempo,
Ma ha giocato bene. Questo potrebbe, no, non è l'azione del gol, dicevo. Bene, questa partita ha fatto sì che Ragusa abbia raggiunto un piazzamento playoff. Poi mancano ancora due partite, per il Ragusa sarà una, perché ne giocherà una sola e gioca fuori casa. Il discorso sui playoff non lo voglio toccare, io non ci ho creduto mai molto, ma resta il fatto, e questo è un dato è innegabile, che è un piazzamento sicuramente superiore all'attesa, sicuramente di assoluta qualità, è un piazzamento che dimostra che questo Ragusa veramente è stato costruito bene dalla società, è stato diretto benissimo dallo staff tecnico, e che senza qualche momento non eccezionale a un certo punto della stagione avrebbe potuto addirittura fare di più. In questa partita gli avversari si sono difesi, sono stati bravi, tutti contenti, alla fine questo 2-1 accolto con un boato dal pubblico, quello che era, non è mai eccezionale da come quantità del selvaggio, abbiamo potuto così chiudere questo campionato sicuramente infinitamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso, con un attuale quinto posto che può diventare al massimo sesto, che fa sicuramente piacere. Detto questo, poi del Ragusa Calcio parleremo più avanti in settimana, veniamo a toccare il discorso della pallacanestro, perché ci sono state due gare particolari. Cominciamo da quella della Virtus. Allora, la Virtus ha battuto Angri, ha concluso questa nuova fase, non l'ha conclusa in testa pur essendo a pari punti per il discorso di scontro diretto. E secondo affronterà, se non vado errato, gli svincolati Milazzo. Ora, giustamente, Gianni Recupito dice di stare attenti perché gli svincolati è una squadra sicuramente di buona qualità, di buon spessore, eccetera, eccetera, ma è una squadra che stava tranquillamente battuta all'andata e viene dalla pool inferiore, diciamo che una delle migliori della pool di quelle piazzatosi meno bene, quindi le possibilità di andare avanti ci sono tutte, e quello che è bello è che c'è solo pubblico, che la squadra riesce a sopprire assenze importanti, eccetera eccetera. Continuiamo su questa strada, perché davvero questa Virtus ha ottenuto, comunque io mi auguro che possa andare fino in fondo, ma in ogni caso, e bisogna dare atto alla dirigenza, alla presidente Sabatini, a Gianni Recupito e ai giocatori chiaramente, che ha riportato una quantità enorme di pubblico al Palazzame, che ritorniamo, tutti coloro che come me che hanno tanti anni sulle spalle per ricordare, che possono, e che è come se avessero avuto modo di ritornare nel passato, a quando davvero lo stadietto era una tana strapiena partita dopo partita. Bravi e complimenti. Per quanto riguarda la Passalacqua, dobbiamo dire che in questa partita assolutamente ininfluente, perché la Passalacqua era sesta, non avrebbe potuto né perdere né guadagnare una posizione, quindi affronterà, da se non vado errato, da mercoledì i playoff da sesta, e giocherà contro la Virtus, prima lì, poi qua, e poi eventualmente bella di nuovo a Bologna. La Passalacqua in questa partita è arrivata addirittura a due supplementari, ha dovuto fare a meno ancora di Laura Spreafico, ci auguriamo di riaverla almeno per la seconda partita dei playoff. Ha presentato Cidom, la quale si è sparata la bellezza di una trentina di punti, tanto per dimostrare quanto sia importante averla o non averla in campo. Avrebbe potuto tranquillamente vincere, probabilmente negli ultimi due minuti di gara ha pensato di aver vinto, oppure forse non era particolarmente concentrata, eccetera, ha permesso all'avversario di arrivare ai supplementari. L'avversario a loro volta ci sono arrivate sbagliando, perché poi c'è stata una sfilza di tiri liberi sbagliati, la Passalacqua si è riportata avanti fino al più 7 a metà del primo tempo supplementare, poi non vi so dire come ha trovato modo di sbagliare parecchio e di farsi recuperare fino ad andare al secondo supplementare, che non vedevo un secondo supplementare, era veramente un mucchio di tempo. Dopodiché poi
è andata sotto abbastanza, ha recuperato fino a 4 punti e non c'è stato più niente da fare. La partita aveva un senso per il Battipaglia, che in questo modo è riuscito a evitare l'ultimo posto e quindi partirà nei play-out non più da ultima ma da penultima. Per la Virtus, ripeto, non aveva nessun significato. L'unico problema potrebbe essere, a parte avere sperimentato il recupero pieno da parte di Siena, potrebbe essere un eccesso, un super lavoro, un eccesso di fatica in vista dei playoff. Ma ormai sono tutte atlete strasperimentate, stracollaudate, professioniste notevoli, quindi non credo che ci sarà problema. Per il resto, al di là del avere perso, seppure in modo, come si diceva una volta, un po' rocambolesco, e dopo due playoff, questa partita non abbiamo nient'altro da dire. E c'è poco da dire al momento anche per il resto dello sport, se non che siamo in attesa. Chiaramente il proseguo è tutto pallacanestro, sia dal lato Virtus che dal lato Passalacqua. Ci sono buone possibilità di andare avanti, la Passalacqua è un avversario onestamente formidabile, ma lo ha già battuto, quindi perché non essere ottimisti, perché non sperare? Può accadere tutto. Certo, e ne sono stracerto anzi, che Coach Rino Lardo ha preparato al meglio la squadra e queste partite e che le ragazze ce la metteranno tutto. Poi daremo a vedere. L'invito, come sempre, per la Virtus forse è inutile, ma lo rifaccio, per la Passalacqua lo faccio con più convinzione, perché insomma seguitelo, andiamo ai nostri stadietti a vedere le nostre squadre, perché le ragazze e i ragazzi hanno bisogno del supporto del loro pubblico. Vi saluto. Finestre e Clip, la grandezza del minimalismo. Più luce alla tua casa con le finestre e Clip. E Clip, finestre ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche. Chiedi e Clip al tuo serramentista di fiducia o visita eclip.it. Finestre e Clip, la grandezza del minimalismo. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro.
Osservatorio Sportivo è offerto da EcoGreen. Risparmia sulle bollette di casa con le offerte del Mercato Libero.